Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 8° episodio della Challenge Loca Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo completato tutte le quest riguardanti Amarantopoli, ma abbiamo utilizzato i Pokémon morti tramite la challenge fantastica dello scorso episodio. Quest'oggi ragazzi, oltre ovviamente ad assistere diciamo al ritorno dei Pokémon effettivi e vedere questa roba qua che mi penzola qua ma in modo per non farmi cadere le cuffie, andremo a svolgere un'altra challenge molto interessante e devo dire anche abbastanza difficile. Infatti ragazzi, la prima cattura di questo episodio, ma in realtà di tutti gli altri percorsi, anche se penso ce ne sia solo una, potrà essere fatta solo con delle Premier Ball. E si dà il caso che io ne abbia 6. In pratica ho comprato e venduto Pokéball in modo tale che ogni 10 potessi ricevere una Premier Ball e poterne ottenerne il più possibile. È stato un parto, uno spreco di soldi assurdo, ma questo è un altro discorso. Ho allenato Manny fino al 20 perché altrimenti non avrei avuto tempo, in compenso il resto della squadra è a livello 26 grazie agli switch che ho fatto per allenarlo, in quanto è una sega sto Pokémon. È scarsissimo, in realtà è un buon moveset, se devo essere sincero, però sapete no, un buon moveset non basta. Tra l'altro ragazzi, il nostro eredità pensavo si evolvesse al 26, invece si evolve al 30, evviva! Comunque proseguiamo, vi invito però fin da subito a lasciare un bel mi piace perché questa serie ragazzi sta andando veramente uno spettacolo. Sta andando benissimo, lo scorso episodio ha quasi raggiunto i 200 like e quindi vi chiedo anche per questo episodio di provare a raggiungerli, sarebbe veramente fantastico vedere questa serie innalzarsi alla migliore del canale. Detto ciò, iniziamo finalmente. Allora, questo episodio conto di farlo un pochino più corto del solito a causa di impegni miei quali Donatello e Brunelleschi là dietro che devo studiare, e anche perché vorrei registrare altri video che usciranno diciamo in questi giorni. Allora, questo percorso qua ci permetterà di fare subito una cattura e ci permetterà di giungere a Olivinopoli. Conoscete tutti Olivinopoli, no? La città dove c'è il Pokémon ammalato nel faro che andrà salvato andando a Fiordoropoli prendendo la pozione per poi tornare indietro al faro Turtwig. Livello 20, oddio, pensavo fossero più scarsi i Pokémon. Io non mi fido e switcho subito. Mandiamo eredità ragazzi, che mi piacerebbe davvero allenarlo tantissimo per poi evolverlo. Questo è il suo moveset per chi non l'avesse visto, quindi suppongo tutti, dato che non è vero, questo qua è l'esordio di eredità nella serie, non ci avevo pensato. Allora ragazzi, direi di provare subito con la cattura. E vi ricordo ragazzi che le Premier Ball sono come delle Pokéball, quindi se ci esce un Pokémon figo siamo nella merda. Lo schiavo è man. Lo schiavo è man. Allora, io non voglio che lo schiavo è man mi shotti. Conoscendo il Pokémon, e io lo conosco il Pokémon, non è così scarso, almeno ad inizio gioco. Quindi dobbiamo andarci piano. Ok, perfetto. Non posso usare Ultra Ball, solo Premier Ball. Speriamo di prenderlo. Vediamo un po'. Tra l'altro questo commento ha ricevuto 12 mi piace, una roba allucinante. 1, 2, 3. Vaffanculo, lo sapevo, possibile che è così semplice, ovvio, adesso ci metterò 40 anni, velocizza, velocizza, non è vero, l'ho preso subito, perfetto, Pokémon sfrecciante, come lo chiamiamo, allora, è maschio o femmina, innanzitutto femmina, quindi lo chiamiamo, non lo so sinceramente, vediamo se ci sta. Non vorrei fare un fail, ma forza in inglese si scrive strength, così tipo. Sì, ho un vuoto di memoria allucinante, spero di sì, nel caso lo cambierò in sidebar, metterò qualcosa nel video. No, l'ho liberato il tuo uovo di merda. Livello 16, vediamo subito che strumento ha, vedrò di fargli allenare. Destino, fottuto destino. Fottuto destino, è destino, è destino, non ce n'è. Cose così solo nelle mie serie, le vedete, sta registrando tutto a posto, minchia che schifezza, proprio un'esclusiva, guarda, veramente, per i prossimi 3 anni su Mediaset, perché mi si è bloccato il gioco? Ok, perfetto, ripartiamo. E nulla, per i prossimi episodi io spero A, di avere più tempo per allenarli, ma col Cartoon Mix dubito, B, di allenarli appunto. Ok, questo Krabby qua mi mette paura perché è di tipo acqua, quindi non vorrei mai... Eccolo lì, tenaglia. Io però se sbaglio mossa c'è un problema di fondo. Tuono! Ok, perfetto, Krabby è andato, ole. Questo gioco mi piglia fottutamente per il culo. No, che bruciapelo, muori. No, io po... No, latte mumu!
Muori! Questo qua arriva latte mumu con tranquillità. Ci sai fare con i... Vabbè, sì, sì, i ragazzi ti regalano le cose. Bene, tu dalle a me, non lo so che non ti interessano. Queste qua sono chiare avanza al personaggio di Gold, ma noi ce ne fottiamo e proseguiamo. Allora, abbiamo delle super pozioni, perfetto. Tra l'altro, continuate, mi raccomando, a sfornare fantastiche challenge. Ne ho salvate alcune. Però mi raccomando, andate avanti, perché veramente alcuni di voi sono geniali, geniali. Cose che veramente io non sarei mai arrivato a pensare, tipo l'ultima challenge che avete cacciato fuori. Tra l'altro, ragazzi, è possibile che io arrivi a fare un'altra cattura in questo episodio? Perché? Perché sì, perché potrei fare quella sotto Olivinopoli. Quindi rimanete sintonizzati. Questo qua suppongo di poterlo mandare a casa. Pallagelo, ok, muori. Ah, pensavo avessi più Pokémon. Ok, mi sono perso qualcosa effettivamente. Così parliamo del professor Oak. Sì, ti parlo di quanto è lunga la sua minchia. Bene, possiamo proseguire. Dopo questa perla di saggezza e di filosofia del signor Creepy. Ma lui, ad esempio, non potevo trovarlo. No, troviamo lo schiavo M-Man. Ne, stai fermo. Ok, bellezza, vieni qua ad assaggiare il mio Manny. Ok, perfetto. Tra l'altro io non ho idea di... cioè, oddio, penso 25 che Swinub si evolva in... Muori. Ok, dicevo, penso che Swinub si evolva al livello 25, ma non sono sicuro. Dai, questo qua dovrebbe schiattarci male. Ok, perfetto, livello 21 per lui, ottimo. Quello che volevo era proprio allenarlo all'interno di questo episodio. Bellsprout, oddio, questa qua sarebbe stata Spicy's Close, sapete? Perché non è più Crazy Lock, come in bei tempi, raga. Non è più Crazy Lock e quindi, ragazzi, non sarebbe stata Spicy's Close se avessimo trovato lui e non avremmo potuto tenerlo. Che è sta storia che ho già finito le pozioni, scusatemi. Allora, abbattiamo anche questo avicoltore che con i suoi Pokémon uccello ovviamente vorrà volare nel blu dipinto di blu. Tra l'altro ti mando giù, vero? No, perfetto. Muorici, ok. Comunque, vedete, vi ho detto, il moveset di Manny non è per nulla male. Il problema è che è un Pokémon dalla scarsezza allucinante. Sbadiglio, no, allora devi morire. Lo sapevo, io lo sapevo, ne ero convinto al 100%. Puntualmente non ho nemmeno un rimedio per il sonno. Giusto così, sì, per Zanna su una... Eredità. Ma raga, è gay sto poco. Ma perché? Perché ha fallito 14 mosse? Perché? Perché? Perché c'è la mamma puttana in realtà? Yeah! La vita fa schifo! Allora, andiamo a depositarlo. Mi toccherà allenare un Pokémon in più per il prossimo episodio. Che bellezza! Che poi, tra l'altro, ragazzi, io, per curiosità, ho provato a utilizzare i cheat su questa ROM. È crashato tutto, quindi anche volendo io ce l'ho nel culo perché non posso utilizzarli sti fottuti cheat. Ah, comunque non trovate strength in sidebar. No, che dico, no, scherzavo, l'ho trovato, l'ho detto prima. Me lo sono messo nel culo da solo. Volevi balzarti un po' di editing, Creepy, e invece non te lo balzi. Ok, perfetto, aumenta il death count. Evviva, non potevo desiderare di meglio. Ci ho messo 40 anni a allenare eredità. È andato puttana e tra l'altro voglio fare una cosa. A proposito di strength, andiamo da questa parte qui e facciamo finta di entrare. Ok, perfetto. Questo qua in sostanza ci darà forza per scusarsi del fatto che ci ha tirato una panciata di dimensioni epocali che ci ha fatto finire in Cornovaglia. Ok, grazie. Tra l'altro lì c'è uno strumento che avevo rimosso dalla mente. Colpo basso, perfetto. Non è molto bello un colpo basso, per esperienze personali, vi assicuro. Che non è una grande idea subirne uno, però detto ciò possiamo proseguire senza sparare altre cagate. Vero, signor Creepy? Vero. Spero che la facecam mi stia inquadrando in una maniera accettabile, perché sinceramente la vedo vagamente storta, ma in teoria non dovrebbe essere così. Ok, allora, ripensandoci avrei potuto prendere qualche pozione in effetti, ma siccome sono stronzo nel cervello, evidentemente muori. Io sono un ritardato mentale. C'ho i ghiri nel cervello. Sono un coglione. Allora, fermi. Cioè, sì, sono un coglione. Manny faceva schifo, questa è un'attenuante. Era pessimo, io ve l'ho detto. È stato ucciso da un Bellsprout al 16.
Non da Victory Bell, da Bellsprout. Da Bellsprout. Ciò non toglie che io ci abbia una menomazione mentale. Ora, Sub? Esiste la MN Sub? Cioè, la MT Sub esiste in sto gioco? Grazie vita. Noi ce l'abbiamo delle baccarance. No, le avevo utilizzate tutte, se non ricordo male. Appunto. Manny, che due coglioni. Ma che cazzo metto in squadra? Ma perché la mia vita è una merda? Mettiamo davanti suocero e proviamo a proseguire. Quanto siamo? 10 minuti. Siamo addirittura più avanti dalla mia tabella di ma. Senti, psiche, ti prego. Oggi è già una giornata che è veramente. Mostrami di cosa sono capaci i tuoi Pokémon. Sono capaci sicuramente di morire, ce ne siamo accorti. Chiora. Giustamente. Giusto così. Ah, non ve l'ho detto. Ha imparato per Four Corner lo stronzo. Ok, no. No, raga, io ho paura. Mi sto cagando sotto. Mi sto cagando sotto, veleno croce. Ok, no, perfetto. Fuji però è una certezza. Perché Fuji? Perché mi odi? Fuji è una certezza. Fallisce. Veleno croce, ok, Nuzleaf è andato giù. Sparatemi. Io veramente ho un'ansia di vivere in questo momento. Cioè, sul serio. Curiamoci suocero e proseguiamo senza pozioni. Spero di arrivare a Olivinopoli con tutti i Pokémon. Tra l'altro lì c'è da usare Scalarocce, ragazzi. Che se non sbaglio potremmo ottenere a Kanto. Quindi non la otterremo mai in questa serie. Perché no, non farò Kanto. Skiploom! Ciao Cancro, vieni qua. Olè, perfetto, a casa. Tox. Ok, avevo letto Torkoal, ero già pronto a urlare alla mia cagata epoca. Dai, però non è possibile che ogni Pokémon che incontro c'ha delle mosse super efficaci, Pichu. Taglio. Ok, perfetto, grande suocero, raga. Le suocere non falliscono mai. Cioè, i suoceri, perché, vabbè. Confusioni a livello sessuale di Creepystories, va bene, ci stanno. Ma questo qua per caso è un nuovo percorso? Fatemi. No, non è un nuovo percorso, mannaggia. Ci speravo, lo ammetto. Allora, vediamo un po', tu, affrontami. È vero, c'è anche una cattura da fuori Olivinopoli, perché a Olivinopoli si può utilizzare Surf, in effetti, non ci avevo pensato. Quindi ragazzi ci saranno potenzialmente altre due catture, però vi ricordo che possiamo solo utilizzare la fottutissima Premier Ball e quindi non sarà così facile. Pelatone, dammi il tuo numero di telefono perché voglio dei consigli dal parrucchiere quando ci andrò prima o poi, quando arriveremo in sesta generazione che implementeranno i fottutissimi, come si chiamano, i tagli di capelli. Potrò chiedere consigli a questo esperto in materia. Bene, possiamo proseguire, non c'è null'altro da fare. Siamo già arrivati a Livinopoli, siamo a 12 minuti. Tra l'altro qua dovrebbe uscire Silver che deve fare i suoi discorsi. Vai, forza, comincia a inneggiare alla vita. Ancora tu? Cosa volevi? Non ti preoccupare, non mi metto contro microbi come te, no, c'è un Mewtwo. A proposito di buoni a nulla, il capo palestra non c'è. Pare che si stia prendendo cura di un Pokémon debolissimo al faro. Ma non capisco, un Pokémon malato è solo una perdita di tempo. Un Pokémon che non può lottare, inutile! Vai ad allenarti al faro. Chissà, magari diventi un po' più forte. Ovviamente, ragazzi, il faro conto di farlo nel prossimo episodio, o nei prossimi due episodi. Lo faremo nel momento in cui andremo a far visita al Pokémon del faro per dargli la pozione. Ho intenzione prima di andare a prendere la pozione e poi di andare di sopra da Jasmine, insomma. Perché sì, perché non ho voglia di perdere tempo a andare a fare un faro inutile in questo momento. Piuttosto mi dedicherei, come dicevo, alle catture. Però in questo momento ho realizzato che nessuno dei miei Pokémon possiede Surf. Quindi forse prima è il caso che io insegni Surf a qualche Pokémon. Vai così, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Ah, ok, tutti. Beh, per giustezza. Per giustezza lo insegno a lui. Beh, Legatutto non lo userò mai, perfetto, via. Ok, perfetto, lo possiamo già usare qua. Sì, perfetto, oh, vai con la cattura di Livinopoli, ragazzi. Ti prego, fa che sia un Pokémon decente. Ok, è diventata notte, incredibile. Effettivamente sono scoccate le 7, attenzione. Figa. Oddio, che livello! Livello 25, è fortissimo. No, c'ha lento inizio e bestemmio. Allora, fermi. Allora, Blur in teoria con acido non dovrebbe essere fortissimo, quindi non dovrebbe ammazzarlo. Ok, Starly al 25 è buono, perché si evolve subito in Staravia. Però ricordo delle fottute Premier Ball, ne ho solo 4. Ti prego, entraci. 1, 2, 3. Io sono un fenomeno, hashtag creepy Pokémon Master di nuovo. Saltare per i campi in grandi stormi a caccia di Pokémon coleottero emette versi davvero acuti. Cioè, quindi comunque minori di
90 gradi. Ok, come lo chiama uno Starly femmina? Allora, Starly femmina uccellino canta acuti. No, non lo farò. No. Tutto è bruttissimo, sapete, erano acuti 90 gradi, femmina. Cambiamo, senza offesa per nessuno. Non so come chiamarlo, sul serio. Non ne ho la più pallida idea, lo chiamo... No, Passera no, non era Starly, era Tile of Passera nella mia serie di qualche tempo fa. Non so veramente come chiamarlo. Staraptor cos'è? Un uccello che combatte? Non lo so. Non ho idee. Consigliatemi un soprannome nei commenti, io mi arrendo. Ufficialmente. Possiamo... Ok, rispondiamogli, voglio sentire cosa dice. Pronto, Creepy, come salvo che ti ho fidato? Cosa? L'hai liberato? Wow, che Pokémon è? Sì, certo che ci vengo subito, fisso. Ok, perfetto, abbiamo ottenuto Starly, ragazzi, che non so veramente che soprannome dargli, quindi consigliatemene qualcuno nei commenti. E nulla, percorso 40, direi di fare la cattura anche qua, ma prima, ragazzi, foto d'obbligo con il signor F8, che fail di merda, non è lui. Perfetto, allora, questo qua, tra l'altro, ragazzi, è il parco lotta che aprirà solo dopo la Lega Pokémon, se non sbaglio. Sì, solo dopo la Lega Pokémon. Ok, pronti per fare quest'altra cattura. Vediamo un po' chi ci viene fuori stavolta. Speriamo un Pokémon un pochino più decente. Io ricordo che ho solo 3 Premier. No, 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 che cancro, che cancro. Dio, che cancro. Manny, perché sei vivo? Perché sei vivo? Perché mi sono dimenticato di depositarlo, ovviamente. Oh, mandiamo Strength, utilizziamo qualche... Sporco lancio? Sporco lancio? Così? From the nothing? Da nulla? Allora, proviamo un aeroassalto così di cattiveria sperando di non shottarlo. Cioè, non che se io perdo un Jigglypuff mi faccia troppi problemi, però... Ok, mi sta preoccupando la cosa. Switchiamo subito e mandiamo... Non lo so, mando Blu-ray... Cosa? Con questo prende iperraggio così di cattiveria? Non so se questo qua riesco a prenderlo, raga, perché non riesco a indebolirlo più di così. Ok, mi manca una Pokéball... Vediamo se ci riesco, raga, veramente. Voglio un 300.000 mi piace. Non ho usato cheat. Non ho usato... Beh, l'avete visto, non avevo le mani giù. 200 mi piace. Minimo 200 mi piace. Perché dopo che vi catturo 3 Pokémon di fila... Oddio, allora, canta, è un Pokémon che canta, è un Pokémon femmina, fa addormentare la gente. Fa addormentare, non so, qualcosa che fa addormentare, lo chiamo Arisa, lo chiamiamo Arisa, perfetto, che bellezza. Nulla contro Arisa, sinceramente non l'ascolto nemmeno, però in realtà il significato è che è l'unica cantante donna che conosco con un nome abbastanza corto da starci bene in sidebar, quindi no, non me ne vogliate. Ok, antidoto su Strength che altrimenti ci schiatta. Andiamo però prima, allora, andiamo innanzitutto a depositare Manny, che non si sa ancora perché è qua in squadra, quel cancro di merda. Tra l'altro dovrò allenare 3 Pokémon, probabilmente lo farò tipo... boh... mai. Non lo so quando lo farò, prima o poi un momento per farlo lo troveremo. Sposta Pokémon. Allora, abbiamo Arisa che entra nel team al posto di Manny, che invece va nella parte dei morti. Ok, perfetto, l'episodio comunque sta per finire, ragazzi. Andiamo subito a vedere i nostri nuovi membri, che vi farò vedere allenati e probabilmente alcuni evoluti per il prossimo episodio. Oppure magari facciamo per Starly, ragazzi, vi faccio vedere l'evoluzione proprio in live. Bacca Rosmarino, perfetto. Vediamo un po' che strumento hai tu. Una Nero Pietra, ok, Nero Pietra potrebbe essere interessante. Vediamo subito le loro stats. Allora, Polvo Scudo, blocca effetti aggiuntivi dagli attacchi subiti, può essere utile. Ha un buon attacco speciale. Schizzo. Ok, perfetto. Antagonismo, aumenta l'attacco se il nemico dello stesso sesso, potrebbe essere utile. Le statistiche mi piacciono. Lento inizio, bestemmio. E Rosario vento in coda. Ok, Starly mi sa che è il più cancro che ho in squadra. Ottimo così.
Curiamoci ragazzi e io vi do appuntamento al prossimo episodio, quindi spero che questo qui vi sia piaciuto. Se è così, invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, consigliatemi tantissime challenge per il futuro, rispondete alla domanda del giorno che è qua sotto come al solito nella sidebar. Ragazzi, mi raccomando, come al solito, la campanella se non l'avete ancora premuta in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale e ovviamente i social in descrizione se volete sapere qualcosa di più su di me e su quello che cazzo faccio nella mia giornata. Detto ciò ragazzi, stop il velocizzatore e noi ci becchiamo in un prossimo video.